Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo al momento devo dire che non so se ci sarà un video regali di compleanno, ma in ogni caso questo sarà l'ultimo in cui verrà pubblicata la mia wishlist, perché non mi sembra giusto di approfittare tutto l'anno a chiedere continuamente regali. Lo faccio solamente per il compleanno e nel 2020 ho fatto l'eccezione per il Natale. Non sapendo bene che video fare, comunque, ho pensato di fare un video chiacchierata, che sarà l'ultimo con questi capelli orribili, perché martedì, che per voi sarà domani, penso, mi andrò finalmente a tagliare i capelli. Zack Zack si sta ritornando alla vita. Allora, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi, come prima cosa, non per ordine di importanza, ma perché è quella che porta via meno tempo, che sono attivi, almeno credo, gli abbonamenti al canale, perché YouTube mi ha dato la notifica che potevo farli. Ho fatto la mia proposta a YouTube ed è stata approvata, quindi da questo momento dovreste trovare gli abbonamenti attivi. Che dato che la monetizzazione c'è, sì, ma tarda ad arrivare le visualizzazioni, gente che si trova disiscritta e non aveva la minima intenzione di farlo, ho deciso di attivare anche gli abbonamenti. C'è un unico livello, perché ho provato a crearne tre, ma non me li accettava, quindi mi accontento. Unico livello di soli 5 euro al mese. Gli abbonati, scusate, avranno diritto a dei video extra che pubblicherò eventualmente anche in settimana. Solitamente io pubblico il lunedì. E niente, se volete dare questo supporto in più al mio canale, soprattutto se vedete il tasto, perché io essendo il proprietario del canale non lo vedo, fatemelo sapere. Però mi hanno detto che posso già fare un video in cui annuncio gli abbonamenti. E perciò nel titolo troverete abbonamenti del canale, qualcosa del genere. Cos'altro volevo dire? Vorrei spendere due favore. Oggi non so parlare. Due parole a favore di Malika Chalky. La ragazza di Castelfiorentino, ma quanto ho letto su alcuni articoli di giornale, per metà di origine marocchina, che è stata cacciata di casa per il suo orientamento sessuale, omosessuale. Faccio fatica veramente a trattenere la diplomazia propria dei miei video di fronte a questi atteggiamenti medioevali nel 2021. Ovviamente quello che sto dicendo è supportato da fonti che vi metterò in descrizione. Lo scopo di questo video, intanto è esprimere la mia piena solidarietà a Malika, ammesso che abbia tempo da perdere con i suoi social in questa situazione, e linkare soprattutto, oltre alle prove di quello che sto dicendo, la raccolta fondi che è stata aperta su GoFundMe per supportarla, se non sbaglio, da sua cugina, almeno mi sembra di aver letto in questo modo all'interno della raccolta fondi. Quindi fa piacere che almeno una parte della famiglia sia supportiva. Non vi faccio vedere il video io di quanto è successo in prima persona, prima di tutto perché non vorrei avere problemi di copyright. E in secondo luogo perché veramente sentire le parole di questa madre, se così si può definire, è un colpo al cuore, veramente. Io ho ancora in testa le sue parole nelle orecchie, che non posso ripetere perché sono piene di parolacce e di insulti e poi. Comunque YouTube si emoziona quando li sente e quindi la mia piena solidarietà a Malika, davvero. Terza comunicazione.
Mi è stato richiesto in particolare dal mio amico Piros, Daniel, bacione, di fare una live il giorno del mio compleanno, perché lui vorrebbe entrare in live con noi. Allora, dato che molto probabilmente purtroppo non ci sarà un video apertura regali perché non mi è arrivato niente, facciamo che la live si fa. Si fa a prescindere, con regale e senza. Si fa a prescindere mercoledì 21 aprile, dopo cena. Aspettatemi dopo cena, perché tanto farla prima di cena significa che magari alcuni di voi hanno da fare delle cose e non verrebbero. E poi comunque mi devo interrompere per cenare, quindi prima faccio cena e poi apriamo la live sempre su StreamYard, così Daniel potrà entrare e chiunque vuole di voi potrà entrare. Allora io adesso vado a studiare la mia canzone per mercoledì, che non ho nemmeno iniziato. Shame on me. Più tardi, quando invece avrò troppa gente a casa che non potrò fare le mie cose, mi metterò a montare questo video e ve lo pubblico lunedì. Io spero che il video vi sia piaciuto, anche se un putpurri di cose che praticamente non c'entrano niente l'una con l'altra. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!